questi giorni si parla spesso ancora dello spostamento dei depositi chimici a Genova. Voi che cosa ne pensate e che cosa significherebbe per voi questo spostamento? Ma io già più volte ho espresso la nostra valutazione come lavoratori. I cittadini hanno giustamente fatto la loro. Noi siamo contrari a questo spostamento per motivi A, di sicurezza del lavoro, perché ha ragione il cittadino che sta a 300 metri, ma chi lavora a 50 metri ovviamente avrà qualche problema in più. E nessuno ha ancora ben chiarito le questioni di sicurezza. Ci vuole dei rimorchiatori quando si fanno, ci vuole delle guardie ai fuochi, ci vuole dei vigili del fuoco quando si fanno i ricarichi sui camion di questi problemi. Non è una cosa, ci vuole una banchina da un'altra parte. Questo è l'aspetto sicurezza. L'aspetto poi del lavoro è che in quel termine è una calata, ci possono stare più attracchi a Ponente, a Levante. Noi, se le cose stanno in quei termini, se dovessero avvenire in quei termini, lì vuol dire che perdiamo 15.000, non ore, giornate di lavoro. Perché poi evidentemente che c'è il problema che l'armatore Grimaldi, non è una novità, che opera in quell'area, ha già comunicato che se quell'area la sacrifica, da cliente monocliente, diciamo così, del terminal, sposta le sue navi. Quindi per noi questo è un problema doppio, la sicurezza da una parte, dall'altra parte il lavoro che si perde. E non è che lo recuperi da un'altra parte, e non è che uno può dire l'indennizzo, il problema non è un indennizzo, perché il lavoratore se non lavora prima mancata avviamento, ma il problema è che la compagnia perde una quota di fatturato, di lavoro, il lavoratore perde il salario e non lo recupera da nessun'altra parte. E in più, perché fa scappare un operatore dei primi a livello internazionale quando sta cercando una postazione che poteva essere quella? Allora si faccia un ragionamento. Ora vedo che la cosa ha preso, è rallentata, perché ci sono delle verifiche sul punto sicurezza, sul punto autorizzazione da fare, ma rimane un problema appeso. Vedo che i dirigenti locali, il sindaco, continuano a spingere su questo aspetto. Secondo me bisogna che c'è anche un'altra area. Il viceministro Rixi ha detto quando sarà pronta la diga, può darsi che si trovi un approccio nella diga, quindi lontano, quindi risolvendo i problemi di sicurezza, risolvendo i problemi del lavoro, e una banchina resta a disposizione di RORO, che sono i traghetti che portano merce tanta. Quindi se l'ha fatto il viceministro questo discorso, vuol dire che ci ha fatto un ragionamento sopra. Non capisco perché ci deve essere questa insistenza. Poi vedremo cosa succede, la cosa per adesso è un attimo rallentata e ferma, direi. Sulla diga invece per voi sarebbe un'ottima opportunità di crescita? Sì, la diga ha il suo senso nella misura in cui il piano regolatore a Genova, portuale, decidesse o decidessero chi lo fa, poi discutendo ovviamente, di farne una tratta di contenitori, una banchina riempita tutta, perché sono molli a pettine, vanno riempiti. Se poi decidi di farci dei contenitori, i contenitori servono per le grandi navi oggi come oggi non passano da quel tipo di distanza che è la diga rispetto alle banchine operative. Quindi ci vuole una diga più distante, io non mi perdo in termini tecnici a 45 metri quello che ho letto, però cosa serve per portare dei contenitori? Se non porti i contenitori probabilmente la diga non serve, ma se porti i contenitori, i terminalisti che detengono le concessioni in quell'area trasferiscono contenitori, grandi navi, quindi una nave da 20.000, 22.000 TE non ci sta, non può operare contestualmente a un'altra nave attraccata, quindi ha un senso e poi vuol dire sviluppo tra 5 anni. E vabbè, noi siamo per il lavoro, per lo sviluppo, non siamo contro la diga da questo punto di vista, ci mancherebbe altro. Anche lì però poi so che c'è qualche problema che è emerso in questi giorni, vedremo, ma quella ha un senso rispetto a quello che si vuole fare in quell'area lì, se no restava com'era, facevano le merci varie, facevano un po' di rinfuso, facevano dei traghetti, ci si poteva arrangiare così. Ma se MSC, Hapag-Lloyd sono gruppi che fanno grandi gruppi, non gruppi che fanno contenitori, è evidente che per poter attraccare ci vuole una condizione oggettiva, che è la distanza tra diga e banchina dove si lavora, quello è.